Abbiamo chiuso ieri con questa affermazione un po', diciamo, suggestiva e provocatoria, ma volutamente, riprendendola da una considerazione che faceva John Sobrino nel volume La messa incompiuta, le ultime omelie di un vescovo assassinato, riferendosi al vescovo Oscar Arnulfo Romero. E diceva che nelle sue omelie, dinanzi alle ingiustizie, alle violenze del governo di destra del suo tempo, Monsignor Romero entrò in politica, tra virgolette. Lo fece con estrema chiarezza, dice Sobrino, quando analizzò i tre programmi nati dopo il colpo di Stato del 15 ottobre del 1979. Innanzitutto condannò il progetto della oligarchia, in cui non vedeva nulla di buono. Al programma della Democrazia Cristiana, inoltre, chiese il controllo della repressione o, in alternativa, l'uscita dal governo. Nel programma popolare ripose più speranza, soprattutto se le forze popolari si fossero unite e non avessero assolutizzato la loro ideologia. In ogni caso, le accusava sempre di commettere azioni inique e violente. Ora, io dico, dopo queste parole di John Sobrino, un vescovo che difende il popolo, che difende la democrazia, che difende quindi la vita delle persone, la dignità delle persone, che si pone tra la repressione politica e la libertà di un popolo di esprimere le proprie convinzioni, diciamo, contrapposte, diverse da quello di un governo niente affatto, dico, rispettoso della dignità delle persone, deve o non deve, tra virgolette, entrare in politica? E ripeto, non parliamo della politica dei partiti, ma della politica come impegno per la propria città, impegno per la propria società. D'altronde Gesù non ci ha insegnato solo a spegnere le candele o accenderle. Gesù, quando si è trattato di difendere gli ultimi, i poveri, si è posto in contrapposizione tra gli ultimi, i poveri e coloro che subivano ingiustizie e coloro che le perpetravano. E chi si scagliò contro Gesù in maniera più cruenta era proprio il potere religioso del suo tempo. E così come nel tempo di Oscar Romero, chi non comprese questa azione profetica di questo vescovo furono proprio i suoi confratelli e alcuni preti, perché la maggior parte dei preti capiva Monsignor Romero, perché quei preti erano con il popolo, tra il popolo e in mezzo al popolo. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.